da un estratto di Sognando di cucinare, la passione di Alessandro Dentone per la cucina. Spettacolo teatrale gastronomico che si terrà il 7 settembre 2016 presso il Teatro Conchiglia di Sestri Levante. Questo estratto è la parte riferita a me come zia Melody, per la quale sono venuto a conoscenza solamente una decina di giorni fa attraverso una locandina che è stata pubblicata su Facebook. Non aggiungo altro. Oggi è il Oggi è il 4 di settembre, quindi 3 giorni prima dello spettacolo. E questa è la prima ed unica prova che mi sono permesso di fare, grazie al mio amico Nereo e alla mia amica Aurelia, che hanno la pietà e la pazienza di registrarmi e di sopportarmi. Baci! Baci a tutti, cari, dalla zia Melody! Ciao, cari, ciao, 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 ciao! Buonasera, signora. Buonasera. Buonasera! In quanti siete? Sa contare? Vorrei quindi un tavolo dove io possa rimanere sola, vista mare, lontano da bambini, cani ed esseri umani. Lievemente imbarazzato. Prego, si accomodi. Scosta la sedia ed aiuta la signora a sedersi. Toglie un coperto dal tavolo con maestria. Le porto il menù, reverente. Sorry, non potrebbe suggerirmi qualcosa anziché farmi fare la fatica di leggere la carte? Of course, lentamente cadenzando una perfetta pronuncia inglese. Questa sera il nostro chef propone, per cominciare, un entrée di crudo. Ovviamente si Niente tratta di pesce. crudo, sono intollerante! Ci eravamo accorti. Propenderei per il primo, non c'è aglio, vero? Io detesto l'aglio. Certo, signora, niente aglio. Gradisce anche il fritto a seguire. Oh my God, per carità, il mio povero fegato! E poi mi ha forse scambiata per un uomo? Non vede che vitino da Vespa? Crede sia merito soltanto di madre natura? E no, mio caro, questo è frutto di ore e ore di Pilates e di yoga. Ha presente? Certo, capisco. In un lampo le mando il sommelier, con permesso, sparisce dietro le quinte. Dalla borsetta tira fuori una lente di ingrandimento, una pinzetta e il disinfettante comincia ad analizzare tutto ciò che si trova sopra e sotto il tavolo. Guarda le pieghe della tovaglia, le posate, i bicchieri, la candela, le gambe del tavolo, il tutto cercando di non farsi notare. Sommelier sbuca dal buio dalla parte opposta del maître. Good evening, madam, molto elegantemente. Intanto posso portarle dell'acqua? Stilo, please! Le bolle mi gonfiano lo stomaco! Con un gesto da prestigiatore sfodera una bottiglia che teneva dietro la schiena e versa l'acqua nel bicchiere. Con i corsetti levantini suggerisco un pigato della Riviera di Ligure di Ponente. Ponente? Ma non siamo a Levante qui? Sommelier piccato, certamente. In alternativa proporrei un vermentino dei Colli di Luni, gusto fresco, fruttato e floreale. Non amo i vini fruttati, ad ogni modo me lo faccio assaggiare ugualmente. Sa, sono una donna famosa per essere una donna curiosa, accondiscendente ed elastica. Mi piacciono le avventure, ma soprattutto mi piace usare. Sofia, mi porti questo vino? Le mie labbra hanno bisogno di inumidirsi e del mio palato di essere rinfrescato, sono nelle sue mani. Le porto subito il suo vino. E mi mandi subito il maître. Sarà fatto con permesso. Eccomi, madam. Non per essere pedante, ma la tovaglia ha delle piccolissime pigoline fastidiose che rompono proprio l'armonia estetica della composizione del tavolo.
La forchetta è una piccola macchia di calcare sul manico. Potreste farla asciugare meglio. Sa, per il mio ordine mentale, il dettaglio fa la differenza. Sommelier, ecco, madame, il suo vino versa cerimoniosamente nel bicchiere, con fare esageratamente da esperto, tenendo il bicchiere dalla base. Lo annusa più volte. Assaggia. Fa strani rumori con la bocca. Passabile, se non avete di meglio. Entra in sala zizzagando il maître, in mezzo ai tavoli immaginari, arriva silenzioso da dietro le spalle di zia Melody e le para il piatto davanti al naso in attesa che la signora tolga il tovagliolo dal tavolo. Si ferma in posa plastica, con il piatto nella mano destra e la mano sinistra dietro la schiena. Zia Melody. Ha intenzione di imboccarmi, per caso? Il tovagliolo. Ce l'ho! Il tovagliolo, signora, lo sposti. Oh my God! Il buon Dio non l'ha dotata di una mano sinistra? Prende il tovagliolo, lo spiega con un gesto secco nell'aria e se lo ripone ordinatamente sulle gambe. Fissa a lungo il piatto, guarda il maître, guarda di nuovo il piatto, con espressione totalmente neutra. È di suo gradimento? Well, certo la presentazione è notevole, schiarendosi la voce ed alzando il tono. Il colore mi ricorda il deserto africano. Don't go. Scimmiottando l'espressione della cliente, il maître non visto bene, signora si goda i suoi corsetti. Zia Melody, che nel frattempo ha assaggiato il piatto con la bocca ancora piena. Mi scusi, c'è la panna. Io detesto la panna. Il maître non ridito panna. Lo chef non usa panna nei nostri piatti. Giovinotto, non tenti di bucerarmi. Qui c'è la panna. Mi spiace contraddirla, signora, ma il nostro chef non usa panna. E per rassicurarla vado subito a chiamarlo. Solo un secondo di pazienza. Zia Melody posa la forchetta con espressione di disgusto, piccatissima, si dispone ad attendere lo chef. Esce dentro la quinta. Cosa c'è che la disturba del mio piatto? C'è la panna. Lei ci ha messo la panna. Io detesto la panna. Sempre con aria perennemente scioccata, diffidente, scuote ripetutamente la testa. Qui c'è la panna. Lo chef rivolto al pubblico. Questa è simpatica come il governo Monti. Guardi, non stia a fare il grande chef con me. Il grande chef che quando parla tutti lo stanno ad ascoltare, come fosse la Sibilla Cumana. Io non ci casco. Ma lei, a parte cucinare il pesce, a che serve?